Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento della mia serie 30 Days of Christmas. Mancano solo 4 giorni a Natale e se state cercando un'idea per un dessert facile da realizzare e bello da vedere siete nel posto giusto, perché oggi io e Daniele vi mostreremo come preparare un cheesecake di Natale al bicchiere. Per questa ricetta ci serviranno una decina di biscotti al cioccolato, 50 ml di panna montata, 2 cucchiai di burro fuso, 8 cucchiai di zucchero a velo, 250 g di formaggio spalmabile, 100 g di cioccolato bianco e poi per la decorazione utilizzeremo delle amarene e delle candy canes. Ci serviranno inoltre un sac à poche e un bicchiere carino per la presentazione. Benissimo, cominciamo! Il primo passaggio consiste nel preparare la base per la cheesecake e per farlo dobbiamo triturare i nostri biscotti al cioccolato e sciogliere un po' di burro in un padellino in modo da amalgamare il tutto e preparare la base. Procediamo! I biscotti sono tritati, adesso in una ciotola li uniamo col burro fuso. La base per la nostra cheesecake è pronta, adesso la mettiamo dentro i bicchieri che abbiamo scelto. La appiattiamo e poi la lasciamo riposare un po' in frigo. Cheesecake è pronta e sta riposando in frigo, adesso possiamo dedicarci alla crema e come primo passaggio dobbiamo sminuzzare il nostro cioccolato bianco e poi lo faremo sciogliere al microonde. Per farlo lo facciamo passare a temperatura intermedia per 15 secondi, lo tiriamo fuori, gli diamo una girata, lo facciamo passare per altri 15 secondi finché non vedremo che sarà perfettamente sciolto. Benissimo. Fuso, adesso lo lasciamo qui da parte a intiepidirsi, nel frattempo montiamo la panna. Adesso aggiungiamo 3 cucchiai di zucchero a velo. Adesso la mettiamo in frigo e nel frattempo con le fruste sbattiamo il formaggio Philadelphia finché non diventa morbido e spumoso. Aggiungiamo insieme
alla Philadelphia i restanti 5 cucchiai di zucchero a velo. Anche la cioccolata fusa che si è raffreddata ma è ancora liquida e la panna montata. È il momento di assemblare il nostro cheesecake di Natale, quindi prendiamo dal frigo i nostri bicchierini. Trasferiamo la crema nel sac à poche, dopodiché riempiamo i bicchieri. Dashing through the snow, in a one horse open sleigh, o'er the fields we go. È il momento di decorare le nostre cheesecake di Natale, quindi per prima cosa mettiamo una malena. Un po' di biscotti sbriciolati che ho tenuto da parte, giusto una spruzzatina. E per finire una bella candy canes sul lato che fa Natale. Ed ecco qui il nostro cheesecake natalizio al bicchiere pronto per essere servito. Come sempre noi speriamo che questa ricetta vi sia piaciuta, se così è non dimenticate di cliccare mi piace, di condividere questo video, di metterlo tra i preferiti e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi progetti. Anche per oggi è tutto, noi vi auguriamo una splendida giornata, buon appetito e ci vediamo domani con un altro video della serie. Ciao! Siamo quasi arrivati alla fine, ma ho pensato di mostrarvi ancora un'idea originale per impacchettare i vostri regali anche all'ultimo minuto, perché utilizzeremo tutti articoli che sicuramente avete in casa e se non li avete sono davvero facili da reperire. Ho infatti utilizzato dei sacchetti per alimenti che ho decorato utilizzando del cartoncino in questo modo, realizzando un piccolo pupazzo di neve e un piccolo pinguino.